Allora, sorpresa. La sorpresa è che anche quest'anno, da quest'anno, sapete che il club di 27 conferisce dei cavalierati, no? Siamo un po' superbi, ma lo facciamo. I cavalieri di Verdi. Da stasera abbiamo un nuovo cavaliere. E allora, scortata da Trovatore e Otello, il nuovo cavaliere di Verdi, Dimitra Teodosi. Abbiamo studiosi, abbiamo anche registi, uno per il momento, però insomma ecco, questi sono i cavalieri di Verdi. La nostra Dimitra sta tremando, inaugura una stagione, direi, perché fino ad ora abbiamo avuto grandi nomi del, non dico del passato perché qualcuno è ancora, canta ancora eccetera, ma comunque appartengono a un'altra generazione, diciamo così. Con Dimitra vogliamo inaugurare le generazioni di adesso, e quindi aprire, cioè tenere aperta una strada perché questo nome di Giuseppe Verdi vada sempre di più nel mondo. Ragazzi, cominciamo con la motivazione. Allora, a Dimitra Teodosiu, cavaliere di Verdi, per aver dato vita, cuore e voce alle più importanti eroine verdiane, interpretandone con eleganza, vigore e tecnica i sentimenti, le ansie, gli affanni, le angosce, e per aver portato in tutto il mondo la tradizione del bel canto. Vabbè, presidente, club dei 27, Parma, 17 ottobre 2017. Thank you.
Napoli. Sono felicissima, no? Sì, tremo. Grazie Dimitra Cavaliere. Invertiamo un attimo, cambio subito. No, invertiamo un attimo, maestro David Crescenzi. Posso cantare un'aria io, ma non so. Bene, allora riprendiamo, lasciamoli giustamente un attimo. Grazie a tutti voi per il bel teatro, e io dico arrivederci, lo dirà lui dopo, ma lo dico anch'io, arrivederci all'anno prossimo.